Canto 11. O Padre nostro che stai nei cieli, non perché da essi limitato, ma per maggiore amore che hai verso le tue prime creature che ponesti lassù, i cieli stessi e gli angeli. Da ogni creatura sia benedetto il tuo nome di Dio Padre e la tua potenza, e come giusto e doveroso sia reso grazie al tuo dolce amore. Venga a noi lo spirito di pace del tuo regno, perché mai da soli con il nostro sforzo potremmo conquistare la vera pace, se essa non ci viene data per grazia divina. Come gli angeli ti fanno sacrificio della loro volontà cantando le tue lodi, così gli uomini in terra facciano sacrificio della loro volontà. Dacci oggi il cibo spirituale, senza il quale in questo desolato deserto del purgatorio, chi più si affanna ad avanzare, più va indietro. E come noi perdoniamo ciascuno il male che ci ha fatto, tu così perdona benigno e non guardare i nostri scarsi meriti. Non mettere alla prova con le tentazioni del demonio la nostra forza di resistenza morale, che resta facilmente abbattuta, ma libera dal diavolo che con tanti allettamenti la spinge invece verso il male. Questa seconda parte della preghiera, o Signore, non è detta per le anime dei superbi che sono in questo luogo ed ormai libere dalla tentazione, ma per coloro che sono ancora in vita. Così quelle anime, pregando per loro stesse e raccomandando un'efficace purificazione per noi viventi, procedevano sotto il peso opprimente di quei macigni, come talvolta accade anche negli incubi dei sogni, disperatamente oppresse e stanche, intorno alla prima cornice del purgatorio, espiando le scorie dei peccati terreni, purgandosi dalla colpa della loro superbia. Se le anime del purgatorio pregano per noi viventi, qui in terra che cosa, con preghiere, con opere di pietà, non dovrebbero fare in suffragio delle anime del purgatorio i viventi che sono in grazia di Dio? Che cosa non dovrebbero appunto fare coloro che, in terra, alla buona volontà di pregare uniscono il fondamento di un cuore puro? È doveroso da parte dei vivi aiutare quelle anime a lavare le macchie, a purificarsi dai peccati che si portarono dal mondo, in modo che pure libere dal peso del peccato, possano dal purgatorio salire in cielo, alle sfere celesti rotanti. Possa la giustizia divina e la pietosa preghiera dei viventi sgravarvi presto dal peso del macigno del peccato e dalla pena, in modo che possiate muovere l'ala secondo il vostro desiderio e possa essa sollevarvi in cielo. Indicateci quindi da quale parte si possa andare più velocemente verso la scala che porta al secondo girone. Diteci se c'è più di un passaggio. Quale di questi è meno ripido? Infatti, costui che viene con me, quantunque sia animato da un fermo desiderio di ascendere, è ancora vivo ed è lento per il peso del suo corpo umano in cui è ancora avvolto. Non fu evidente da chi venissero le parole di risposta alla mia guida. Tuttavia si disse: «Venite a destra lungo la parete insieme a noi e troverete il passaggio per il quale è possibile che salga uno che abbia ancora il peso del corpo umano. E se non me lo impedisce il masso che abbassa la mia testa superba, per cui devo tenere il viso basso, guarderei costui che vive ancora e che non si rivela nel nome, per vedere se lo conosco, e per renderlo consapevole e pietoso verso la mia pena, affinché mi ricordi nelle sue preghiere. Fui italiano e nato da un toscano di nobile casata. Mio padre fu Guglielmo Aldobandresco. Non so se il suo nome fu mai noto a voi. La nobilità della stirpe e le opere virtuose che esaltarono nell'azione quella nobiltà di nascita mi fecero diventare superbo. Così, non pensando più alle comuni origini degli uomini e che tutti sono fratelli, ebbi ogni uomo in dispregio, fino a tale punto che per la violenza della mia condotta io ne morì come ricorderanno i senesi.
Contro di loro combattei per ostacolarli nel disegno di conquistare uno sbocco verso il mare, come tutti sanno, nel territorio di Campagnatico. Io sono Umberto, e la superbia non è stata di solo mio danno, ma anche per tutta la mia famiglia, anch'essa condannata per questo peccato che ci ha travolto. È quindi necessario e giusto che io porti qui, in purgatorio, questo peso, a causa di quella superbia, per tutto il tempo necessario a pagare a Dio il debito della mia colpa. Infatti, non avendo io fatto questo, e non essendomi pentito quando ancora ero tra i vivi in terra, lo devo fare qui fra i morti. Ascoltando, abbassai lo sguardo, ed uno di loro, non quello però che parlava, si svincolò un po' dal peso che lo opprimeva, e mi vide, e mi riconobbe, e mi chiamò per nome, tenendo faticosamente fissi gli occhi su di me, che procedevo con loro tutto chino. «Oh, non sei tu forse Oderisi da Gubbio, il grande miniatore che facesti onore alla tua città proprio per quell'arte del miniare che è a Parigi è chiamata alluminare? Proprio per quell'arte del miniare che a Parigi è chiamata alluminare?» «Fratello», egli disse, «sono di colori ben più vivaci e belli i quadri e i dipinti di Franco Bolognese. Il primato nell'arte è tutto suo e soltanto in parte mio. Io certo non sarei stato così modesto e generoso di elogi nel riconoscere la superiorità dei miei rivali in arte finché fui in vita, a causa del mio vivo desiderio di eccellere e primeggiare, al quale desiderio il mio cuore fu sempre eccessivamente rivolto. Di tale superbia e vanagloria qui si paga il fio, e neppure avrei potuto salvarmi qui in purgatorio, ma sarei rimasto ben più a lungo nell'antipurgatorio, se, rivolgendomi umilmente a Dio, non mi fossi ravveduto quando mi restava altro tempo da vivere, ed ero ancora lontano dalla morte. Quindi quando avrei potuto anche continuare a vivere nel mio peccato. Oh, vanagloria della capacità umana! Quanto poco tempo la gloria umana rimane vigorosa sulla cima di un ramo, se non è seguita da un periodo di decadenza. Cimabue credette nel suo campo di essere il migliore nella pittura, ed ecco invece Giotto, che è più bravo, oscura subito la sua fama. Allo stesso modo e per la stessa legge dell'alternarsi della gloria umana, l'uno, Guido Cavalcanti, ha tolto a Guido Guinizelli la gloria della poesia in volgare italiano. E forse c'è già al mondo chi sarà migliore di entrambi. La fama data dal mondo non è che un soffio di vento, che ora viene da una parte, ora dall'altra, e cambia nome perché muta direzione di provenienza. Infatti pensa che 1000 anni paragonati all'eternità sono più brevi di un batter di ciglio paragonato al tempo che impiega il cielo delle stelle fisse, che è il più lento a fare il giro della sua rivoluzione. Dimmi allora quanto a lungo tu potresti mai godere in vita la fama conquistata con le tue opere, anche se tu morissi da vecchio, più che se tu fossi invece morto da bambino, prima ancora di aver lasciato appunto il linguaggio dei fanciulli, che chiamano pappo il pane e dindi i denari. Vedi, per esempio, la Toscana risuonò tutta e celebrò grandemente colui che fu un grande politico ed oggi è l'anima che avanza a passi lenti davanti a me. Ed ora a Siena, appena a fil di voce se ne parla. Di quale città era capo Ghibellino quando fu distrutta a Montaperti la furiosa prepotenza dei fiorentini, che allora erano superbi nel volere imporre il loro dominio alla Toscana, come ora sono abietti e si vendono per denaro come le prostitute? La fama di voi uomini è come il verde dell'erba che dura poco, spunta e scompare, e la fa scolorire proprio lo stesso sole, in virtù del quale essa esce tenera dalla terra.
il tuo dire veritiero. Mi infonde nel cuore quell'umiltà che fa volgere al bene e così mitiga la mia superbia. Ma dimmi, chi è colui del quale tu parlavi ora? Quello è Provenzan Salvani, che presuntuosamente volle Siena tutta nelle sue mani. Da quando è morto va così, senza riposo. Tale è il prezzo da pagare per chi in terra è stato troppo presuntuoso e vanaglorioso. Se un'anima che per pentirsi attende l'estremo momento della vita si deve fermare nell'antipurgatorio, e se prima che sia trascorso un periodo di tempo uguale a quello in cui si è vissuto in terra, non può salire al purgatorio vero e proprio senza i suffragi e l'aiuto di chi è in grazia di Dio, come fu concesso a Provenzano da Dio di salire qua? Ebbene, accadde che quando era ancora nel culmine della sua potenza, spontaneamente, deposto ogni sentimento di vergogna, si fermò nella piazza del campo di Siena per chiedere l'elemosina, tremando dentro di sé per la grande umiliazione, e fece questo per fare uscire il suo amico Mino dei Mini dalla prigione imposta da Carlo I d'Angiò, che lo aveva fatto prigioniero e che aveva posto su di lui una taglia di 10.000 fiorini da pagare entro un mese, pena la morte. Questo atto fu apprezzato con un grande esempio di carità. Non dirò altro, e so di parlare per ora in modo per te oscuro ed incomprensibile. Tuttavia, passerà poco tempo che i tuoi concittadini faranno in modo che tu potrai intendere con chiarezza il senso della mia frase: tremar per ogni vena. Quest'azione lievitò la sosta nell'antipurgatorio.